Il consiglio di luce. Il significato dell'eclissi di aprile di Kate Woodley. 1 aprile 2024. Siamo presenti e vi salutiamo tutti con il più alto amore e onore. Siamo membri del Consiglio di Luce e rappresentiamo un'ampia rappresentanza di molti consigli diversi. Consigli che hanno tutti ruoli e funzioni diversi e unici da svolgere, non solo per quanto riguarda il collettivo umano, ma per tutti i collettivi. Tutti quei collettivi che insieme compongono il cosmo, l'universo conosciuto. Siamo qui con un messaggio e una visione riguardo a questa eclissi che si verificherà l'8 aprile e che sarà vista, osservata e testimoniata da ampie porzioni del vostro continente nordamericano. A cosa darà inizio l'eclissi? Ciò che desideriamo che sappiate e comprendiate riguardo a questa eclissi, e come è vero per tutte le eclissi, è che sebbene le osserviate e ne siate testimoni nella dimensione fisica che occupate attualmente, comprendiate che in sostanza questa eclissi o questo riallineamento per molti versi rappresenta un riallineamento energetico di portata molto, molto più ampia di quello che esiste solo nel regno fisico. È un riallineamento energetico che per l'umanità incoraggerà e in molti modi inviterà a un riallineamento verso energie, verso esperienze che si allineano con la coscienza superiore. Questo, diremmo, reindirizzamento dell'attenzione, questa energia, in molti modi servirà ad aiutare molti a liberarsi dal vecchio paradigma delle energie e dei sistemi di credenze che non servono più al collettivo. Ciò che desideriamo che tutti voi capiate è che questa eclissi aiuta in molti modi l'umanità a liberarsi di energie, credenze ed esperienze che non le servono più. Per coloro che da tempo lavorano per guarire, per migliorare, questa eclissi sarà percepita in molti modi come una sottile spinta, come un gentile rafforzamento del riallineamento che avete scelto da tempo. Ma per molti che forse non sono ancora consapevoli o non sono diventati consapevoli delle energie e delle esperienze a cui sono attaccati o a cui si aggrappano, che non servono al loro bene più alto e più grande, questa eclissi sarà forse un po' più brusca dal punto di vista energetico ed emotivo. Ma non c'è nulla da preoccuparsi o da temere in questa modalità brusca, perché serve semplicemente ad amplificare tutto ciò che deve essere liberato e guarito, e a sua volta serve ad amplificare e a reindirizzare la coscienza, le intenzioni e le emozioni umane verso un ordine universale più elevato, un ordine di maggiore compassione e di maggiore amore. Quindi, quando queste eclissi mettono in allineamento diversi corpi celesti, è importante ricordare che ognuno di questi corpi celesti che fa parte di queste eclissi rappresenta una funzione e un'energia che serve all'eclissi per aiutare gli individui a disconnettersi da ciò che non serve più e li aiuta a riallinearsi, a riorientarsi o a reindirizzarsi verso ciò che è importante. Questo può essere vissuto in modo diverso da un individuo all'altro, a seconda del punto in cui ognuno si trova nella sua evoluzione spirituale e a seconda di ciò che all'interno di ognuno di loro deve essere guarito e lasciato. Ma alla fine le eclissi portano a una guarigione di massa, a un rilascio di massa e ad una eliminazione di massa di qualsiasi attaccamento al vecchio paradigma e alle vecchie credenze esistenti che non servono più dove l'umanità si sta muovendo ed evolvendo.
come prepararsi alle energie dell'eclissi. Ciò che vi invitiamo a fare mentre vi preparate per questa imponente eclissi e per le nuove energie che essa alla fine introdurrà, è di iniziare nei vostri momenti di quiete e di meditazione a chiedervi che cos'è che state trattenendo e che non vi serve più, sia che si tratti di vecchi legami, di vecchi attaccamenti tangibili o non tangibili, semplicemente per diventare consapevoli di tutto ciò che c'è nella vostra vita, nei vostri campi energetici e spirituali, nella vostra consapevolezza, e iniziare a valutare tutto questo con un occhio emotivo e critico sempre più profondo. Cosa vi serve? Cosa risuona con voi da un luogo di gioia e felicità? E iniziate a concedervi il permesso di iniziare a lasciare andare e ad abbandonare tutto ciò che non vi porta gioia e tutto ciò che non risuona con voi da un luogo di amore. Mentre questa eclissi si avvicina e durante l'eclissi e nelle ore e nei giorni successivi, vi invitiamo a chiedervi quale nuovo modo di essere desiderate abbracciare? Che cosa è importante per voi? Quali esperienze ed emozioni desiderate incarnare e far entrare nella vostra esperienza? Perché tutte le eclissi invitano a un'energia di rinnovamento. Ma quando questo rinnovamento viene incontrato e filtrato attraverso la vostra mente cosciente e le vostre intenzioni sono centrate sul cuore, vengono amplificate e vengono amplificati anche gli impatti e gli effetti che hanno sulla vostra esperienza e sulla vostra vita. Questa è un'opportunità per voi, nostri cari, di diventare più potenti e più consapevoli di ciò che scegliete di permettere nella vostra vita e nella vostra esperienza, e di ciò che scegliete o siete pronti a lasciare andare e a cedere. Questo riallineamento non è solo quello dei corpi celesti, ma è un riallineamento energetico su scala massiccia e globale, e per il quale vi invitiamo a prepararvi, ad abbracciare nel modo più consapevole e intenzionale. Sappiate che siamo qui, vi sosteniamo, siamo sempre con voi e dietro di voi, con amore e incoraggiamento. Grazie e benedizioni. Consiglio di luce. Traduzione e voce Marina.